insomma, prime sensazioni dopo questa sconfitta? Ma chiaramente ci siamo rimasti un po' male, perché soprattutto per chi magari gioca meno è un'opportunità importante la Coppa Italia, perché andare avanti comunque è una competizione abbastanza prestigiosa, però comunque abbiamo giocato contro una grande squadra che nel secondo tempo è venuta un po' fuori e peccato, però testa alla prossima di campionato. Paradossalmente avete rischiato prima di andare in vantaggio poco prima del primo gol della Roma, poi subito di pareggiare, è stato un po' quello il momento decisivo. Sì, sul tiro di Kučka è uscita veramente di poco, poi loro hanno trovato un bel gol e hanno rischiato di pareggiarla. Credo anche nel primo tempo abbiamo avuto qualche palla che magari con un po' di precisione, visto che la loro linea stava molto alta, potevamo sfruttare un po' meglio. Però sono partite comunque, sapevamo, difficili e bisogna concedere pochissimo contro questi qua, perché alla prima opportunità poi ti fanno gol e Pellegrini ha fatto due gol. Giocatori in squadre con molti giocatori mischiati rispetto al campionato, però insomma può essere utile anche in vista della sfida con la Juve una gara giocata alla pari sostanzialmente con la Roma? Sì, sicuramente non è facilissimo quando si cambiano tanti giocatori trovarsi in campo, però fa bene perché chi ha giocato meno trova minuti nelle gambe, quindi quando ci sono le sfide poi importanti di campionato ci dobbiamo far trovare pronti, quindi sono comunque cose positive. Abbiamo fatto una gara discreta, magari con qualche episodio poteva andare anche meglio, però va bene così. Ora cosa servirà in casa della Juve tra 3 giorni? Sappiamo che sarà difficilissimo. Noi cerchiamo di scendere in campo come tutte le domeniche per fare risultato, poi anche lì bisogna fare una gara perfetta contro la Juve, bisogna fare veramente dare il meglio di noi, perché giochi contro i campioni d'Italia, una squadra fortissima, sappiamo già il loro valore. A livello personale come valuti la tua prima parte di stagione? Ma sai, sono abbastanza contento, ho fatto comunque 10 partite con la maglia tra Coppa e Campionato, magari inizio anno non avrei pensato di trovare così tanto spazio. Chiaro che sono abbastanza contento, però non bisogna mai mollare, perché la stagione è lunga e le insidie sono sempre dietro l'angolo, quindi bisogna farsi trovare sempre pronto. Questi ultimi giorni il tournoi è stato accostato anche a tante squadre, sia di Serie A che di Serie B, c'è la possibilità che tu possa lasciare Parma in questo mercato di gennaio? Ma per adesso no, io non ho parlato con nessuna squadra, la mia intenzione è rimanere qua, perché ci sta molto bene, c'è fiducia, c'è un grande ambiente, siamo settimi e comunque la mia intenzione non è quella di lasciare Parma, poi si vedrà.